quante volte ho sognato di sentire questa musica ed essere io uno dei protagonisti di una partita di Coppa dei Campioni. Perché un'emozione unica, incredibile, malinconica, ricca di vendette, ricca di riscatti. Solo la Coppa dei Campioni, solo lo sport regala queste emozioni. Lo so. Siamo nel 2019, siamo in un contesto storico difficile, si potrebbe parlare di migranti, si potrebbe parlare di crisi economica, di quello che ancora accade nel mondo arabo-israeliano. È vero, si potrebbe parlare di questo, però c'è anche un'altra realtà, quella delle emozioni libere, quelle che ti prendono, quelle che sono più forti di te, quelle che non ti chiedi se è giusto, è come quando ti innamori, non ti chiedi se è giusto o è sbagliato, accade. E lo sport è un accadimento emotivo unico. Solo nello sport c'è una libertà emotiva totale. E tra gli sport non sono tutti uguali. Ce n'è uno che emerge. Me l'hanno insegnata Magni Fiume. Nel 2016 Detti vinse una medaglia d'oro, livornese. Uno al basso della una gazzetta disse: Messiore, se era buono, giocava magari nei provinciali. Perché comunque lo sport è il calcio. E mi sono chiesto anche perché. Perché il calcio ha sostituito la tragedia greca. Bello, quando le persone crescevano con il mito di Er, il mito di Pan, il mito del filo d'oro, della pigalata. I nostri giovani crescono con il mito di Messi, con il mito di Ronaldo. Sì, saremo decaduti anche, ma perché ci sono questi miti? Perché lo sport del calcio è anacronistico. Il calcio non segue la moda, non è veloce, non ha un ritmo incalzante. Il calcio è lento, è anestetico. E poi all'improvviso il gol. Un'emozione devastante, folle, unica, perché quando accade il gol ti senti mortificare se l'hai preso e ti esalti se lo fai, come nessun'altra cosa del mondo. Se ti guardi una finale di 100 metri, lo sai che in 10 secondi uno vince. Nel basket, dopo 30-40 secondi, un canestro avviene, nel calcio no. Il gol non te l'aspetti, avviene all'improvviso, non lo puoi prevedere, non c'è una strategia dietro. Avviene e libera le emozioni. E tra tutti gli eventi del calcio, la Coppa dei Campioni è una cosa particolare. Perché nella Coppa dei Campioni, grazie a quella malefica regola del gol che vale doppio fuori casa in caso di parità, può accadere di passare senza passaggi edulcorati dal vincere a perdere o dal perdere a vincere, senza il pareggio nel mezzo. Immediatamente, pensate a cosa devono aver provato i tifosi del Barcellona quando nel 2017 hanno battuto il Paris Saint-Germain 6-1 dopo aver perso 4-0 all'andata. Gli ultimi tre gol negli ultimi 5 minuti, Sergio Roberto, uno che non fa mai gol, che vive un'emozione unica, è così tutto uno stadio. E cosa devono aver provato i tifosi calciatori del Paris Saint-Germain, già qualificati e in un attimo fuori? È una cosa meravigliosa, devastante. Ma io quando è che mi sono appassionato di Coppa dei Campioni? Sono appassionato di Coppa dei Campioni alle sorgenti. Perché ai soggetti si sentivano le narrazioni degli uomini del VAR che ci dicevano: ah, ma proprio ricordate il Real Madrid di Stefano Puskas, il Benfica di Eusebio, il Milan di Rocco, l'Inter di Herrera, il Manchester di Bob Charlton e Giorgio Best. E non li ad ascoltare perché non li avevamo mai visti. Non è come ora che vai su YouTube e guardi. Noi non si sapeva chi erano, li abbiamo solo immaginati. L'immaginazione produttiva, quella che ti narra, quella che ti fa esaltare. E si giocavano queste partite, in questo modo, in cortile. Mio, mio! Tutti i dispari sono il pari di Monaco anni 70. I pari, Real Madrid anni 50. Le partite impossibili di Stefano contro Beckenbauer. Te sei brutto, fregare di Lube. Te c'è riccio, sei Breckner. Voi siete Lippi. Cro, Neskens, Cruyff. Ajax contro Bayern. Bayern contro Real Madrid. E quando facevi gol, esultavo e ti sembrava davvero di essere un giocatore del Bayern di Monaco e guardavo sul terrazzo, guardavo se mamma si affacciava, non si affacciava mai, quando facevo io, quando si prendeva sempre, cioè, ma perdi sempre, no? Sei te che ti affacci nei momenti sbagliati. E accadeva così, e ti sentivi davvero vincitore, sconfitto. E qual è la Bibbia di chi ama lo sport? La Gazzetta. Ma la Gazzetta non va comprata, la Gazzetta va letta al bar, è un rito. È un neurone libero e a Livorno ci sono degli strateghi. Gente che vive per leggere la Gazzetta dello Sport, a scrocco. Ma strategie raffinate, incredibili. Il più grande lettore di Gazzetta dello Sport è Gino, a
ha vinto 6 europei e 4 mondiali. Ha delle strategie terribili, ma mai un uomo mite, un uomo colto, un uomo che ama la vita ma che ora è disilluso, ha un solo momento della giornata che è dedicato completamente a lui. La Gazzetta al bar, cappuccino e pezzo. Quella mattina Mario decide, si alza alle 5. Vuole arrivare primo. Vede le luci del bar accese. Magino è già lì. È incredibile. Però è preso, è catturato dalle truppe della barista, cioè è tutto proiettato così. E la Gazzetta è lì, libera. Le truppe mi salveranno. Mario si butta, la Gazzetta è sua. È una libidina, è incredibile. Aspetto il cappuccino, aspetto il pezzo e mi dura questo attimo di libertà. Comincio a studiare la Gazzetta. Estate 2014. Allegri, nuovo allenatore della Juventus. È come una ferita, un dolore. L'ha letto il giorno prima. È la Gazzetta del giorno prima! Gino lo guarda con aria beffarda e gli dice: sai, la bimba non ha fatto in tempo, ci vado dopo io, con comodo. Quel comodo vuol dire che ora Gino è proprietario del tempo di Mario, delle sue emozioni, è come se fosse Terzò, il tempo è suo. Non sa cosa fare Mario, è disperato, torna a casa, annaffia le piante, una cosa che non fa mai. Alle 8:40 torna nel bar. Bisogna muoversi piano, perché se lo vedono, non anticipano. È incredibile, si la già letta Gino, ma la Gazzetta è lì. È libera, e questo vuol dire che è un momento di pace tutto tuo. Ci si getta! Allegri, nuovo allenatore del mezzo, sei ancora quello del giorno prima. Entra Gino, modo trionfale. Punta tallone, cede con aria distaccata il Tirreno alla signora assunta e si mette a leggere la canzone. Facendo quel gesto così riprovevole, quel gesto che fa stare male, questo. La Gazzetta verrà marchiata per sempre. La passività di Gino, lo schifo totale. Quella mattina esagera Gino, 1:10, c'è il brusio del bar. E quando ha finito, torna indietro. Riguardo le notizie più importanti, ripasso. Mario sente un dolore fortissimo allo stomaco. E sa, perché conosce Gino. Gino ce l'ha con lui, perché gli fregò la Gazzetta del 12 luglio 82. Mario quella volta arrivò primo e vide l'Italia campione del mondo. Gino gliela fa pagare da tanti anni. E lui allontanerà la Gazzetta per avvicinarla all'operaio Federico, con la scusa che lui, sai, è in pausa. Mario ci si getta, un movimento perfetto, e arriva primo sulla Gazzetta, è sua! E in quel momento sente una mano leggera sua dente di donna, che gli accarezza la spalla, una voce soffiata gli dice: mi offri qualcosa, se ci dirà, è Margherita. La donna che ama da una vita e che non ha mai considerato, che commette l'errore tragico, leva la mano dalla Gazzetta. È un codice deontologico, la Gazzetta di chi ci mette la mano. E zap, Federico li va a sfidare. Sicilia dice: no, non ti offro un cazzo, brutta troia! E butta via così l'ultima occasione di felicità della sua esistenza. Va devastata a casa. Torna verso le 13:40. La Gazzetta del bar non c'è. E solo lui e Angela dice: la Gazzetta? Ah, ma l'avevate letta tutti, l'ho data al mio amore. La vita non cambia, si può vivere senza leggere la Gazzetta, ma è solo molto più triste.